Si è diffuso un morbo in Italia, non si può fare niente in attesa del recovery fund. Arriveranno questi soldi come se fosse la lotteria di Capodanno, però non si parla che di questo. Ebbene, noi abbiamo speso 105 miliardi di euro, ben più di quello che arriverà nei primi anni dal recovery fund, e sono stati spesi molto male. E oggi vi parlo di una cosa talmente eclatante che se non fossimo dentro tutti questa ubriacatura del recovery fund l'avremmo notata e ne avremmo parlato e ne discuteremmo e sarebbe davvero uno scandalo. È il fondo per la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese, lanciato il 19 maggio scorso. Si chiama Fondo Patrimonio PMI. Questo fondo non è stato operativo prima del 16 di settembre, dopo che noi abbiamo tante volte sottolineato il fatto che non c'era neanche la modulistica sul sito di Invitalia per poter fare la sottoscrizione. Bene, ma non è solo questo. Vedete, su questo fondo sono stati stanziati 4 miliardi di euro. Lo ripeto, 4 miliardi di euro. E il modo in cui è stata concepita questa misura fa capire perché poi in Italia noi stanziamo fondi, ma non spendiamo fondi, che è il problema fondamentale di questo paese. Vedete, intanto cominciamo a dire che questa misura, appunto operativa dal 16 di settembre, va a scadenza alla fine di quest'anno, quindi i mesi sono davvero pochi. Ma è il disegno della misura che è assurdo, perché pensate questo: cosa deve fare una PMI? Deve sottoscrivere, deve emettere un'obbligazione subordinata, ma non basta. Deve avere ricavi fra 10 e 50 milioni di euro nel 2019 ed un numero di dipendenti inferiore a 250. Ma non è solo questo. L'ammontare massimo dell'obbligazione deve essere pari al minore tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale effettuato nel 2020 e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi del 2019. Ma mica basta questo. Ci sono poi tutta una serie di altre questioni su cui bisogna procedere, anzi, qui in Italia darà un giudizio, quindi non c'è un automatismo. Per esempio, su cosa vengono investiti, quali sono i settori in particolare che devono essere legati al digitale e all'ambiente. E ci sono una varia modulistica di 12 carte da produrre e in tutto questo Invitalia ci mette, dice di riuscire a metterci circa, diciamo, 30 giorni per gestire la pratica. E quindi se il 16 di settembre è stato messo online e ancora pochissime aziende lo conoscono, come si farà, e 30 giorni ci vogliono per gestire la pratica, come si farà ad arrivarci entro la fine dell'anno? Ecco, vedete, questa è una misura che riassume un po' tutti i problemi dell'Italia. La prima, l'incapacità di disegnarla in modo semplice. La seconda, la incapacità di disegnarlo in modo automatico, cioè senza modulistica, ma soprattutto senza discrezionalità, che complicherà assolutamente l'erogazione, perché i vari comitati di Invitalia vorranno poter dire A, B, C, richiedere supplementi di documentazione. E terzo, la scarsissima cura all'implementazione, perché nel momento in cui una misura così complicata, così difficile da far solo capire una PMI, beh, deve essere erogata fondamentalmente e gestita nell'ambito di, diciamo, 3 mesi, realmente 4 miliardi di euro. Ecco, questo è l'assurdo più grande. Sapete cosa si può fare con 4 miliardi di euro? Vi dico cosa si può fare. Si può decidere di finanziare il piano Amaldi sulla ricerca per i prossimi 3 anni e contemporaneamente fare e finanziare tutte le borse di studio per i laureati in medicina che, scandalo nazionale, non hanno borse di specializzazione, ne servono 9.600. Ma cosa si potrebbe fare di altro? Beh, per esempio, si potrebbe fare un taglio del cuneo fiscale, in questo caso una tantum, per una riduzione delle tasse agli under 30 superiore al 50%, anzi sotto i 25 anni azzerandole completamente, guadagnano molto poco, servirebbe fare questo. Oppure che altro si potrebbe fare? Si potrebbe per esempio investire un ammontare molto importante sugli istituti tecnici superiori. Oggi noi diplomiamo solo 10.000 persone, la Germania 800.000 e c'è una domanda straordinaria per questi tecnici di terzo livello, diciamo tecnici universitari. E però non decidiamo di investirli in questo modo i soldi, no, decidiamo di fare una conferenza stampa in cui diciamo che abbiamo un piano geniale per ricapitalizzare le PMI. Si poteva fare un piano per ricapitalizzare le PMI. Sapete come lo si poteva fare in modo semplice? Si faceva una cosa che si chiama ACE, che si è fatta in passato.
con un rendimento fiscale, chiamiamolo così, del 7%, un nozionale del 7%, semplice, automatica, non c'era bisogno di una carta, le imprese l'avrebbero gestito per conto loro. Non si può fare questo, sapete perché? Beh, non si può fare questo perché le cose troppo semplici hanno poca intermediazione politica e noi vogliamo che ci sia l'intermediazione politica.